Nell'agosto 2007, intorno a Ferragosto, la proprietà di questo immobile ha realizzato un abuso abbastanza clamoroso, nel senso che oltre a essere contraria a tutte le leggi e le tutele paesaggistiche e ambientali, ha effettuato questa sopraelevazione di circa 300 metri quadrati, fidando sul periodo morto, eccetera. I cittadini, naturalmente vicini, se ne sono accorti, si sono rivolti alla nostra associazione dei cittadini, che è l'Associazione Cittadini per San Sabba Milano e Ventino. Abbiamo predisposto una denuncia che i cittadini hanno sottoscritto e presentata alla Procura della Repubblica. Contenti perché è stato un impegno preso in campagna elettorale, perché loro veramente da 7 anni combattono questa battaglia e finalmente vediamo una conclusione. Gli abusi tutti, ma soprattutto gli abusi edilizi, in Italia hanno un vantaggio, quello che la burocrazia, la giustizia è molto lenta, per cui nella maggioranza dei casi non si arriva alla fine e quindi un abuso poi viene in qualche maniera legittimato. Per me questo è un giorno molto importante, perché evidentemente quando c'è l'impegno probabilmente insomma si riesce poi a arrivare a raggiungere gli obiettivi. Certo è che per l'amministrazione comunale la legge sul condono edilizio, il decreto legge 269 del 2002, poi convertito in legge nel 2003, è stata una vera e propria trappola, non solo perché ha permesso di condonare degli abusi edilizi molto importanti anche diciamo nel centro storico di Roma, ma perché ha permesso di eseguire abusi edilizi proprio nel momento in cui è uscita la legge sul condono edilizio, perché è per questo che noi facciamo fatica a perseguire gli abusi edilizi, perché la legge dava come termine ultimo per la presentazione delle domande di condono a dicembre 2004, per tutti i condoni che erano stati eseguiti al 31 marzo 2003, il che vuol dire che in un anno e mezzo noi abbiamo avuto un boom di abusi edilizi all'interno diciamo della regione Lazio e in particolare nel centro storico di Roma. Il nostro ruolo è stato soprattutto quello di coordinare tutti gli uffici che diciamo poi sono preposti alla perseguimento diciamo alla persecuzione degli abusi edilizi, e naturalmente ci sarà bisogno di intervenire sulle procedure. Su questo non ci sono dubbi, le procedure sono lente, cioè troppa burocrazia, è troppo farraginoso poter demolire, e quindi diciamo il mio impegno anche in questo momento è quello di cambiare le procedure. Allora, noi appunto come circolo territoriale qui del Partito Democratico di San Sabba, in cui io sono referente insomma nel primo municipio, abbiamo seguito dall'inizio questo iter di contrasto all'abuso, e devo dire che il presidio sul territorio della politica e delle associazioni è fondamentale, perché serve da denuncia, da stimolo, da sprone per le istituzioni che poi devono diciamo energicamente, con una volontà politica e amministrativa, arrivare a questo tipo di procedimenti che possano in qualche modo contrastare, l'unico modo per contrastare questa illegalità diffusa purtroppo in un territorio come questo, che è di pregio e di prestigio per tutta la città.